io sono Yamile e in questo video tratterò 10 curiosità su Fairy Tail. Sigla! In questo video avrò gli occhiali perché non si sa mai che mi dimentichi di cosa devo dirvi. Ma prima di ciò, questo video contiene spoiler sulla serie, perciò se non avete ancora visto Fairy Tail, andate a recuperarla e poi tornate qui. 1. Iniziamo a parlare di una curiosità un po' lunghina. 1. Allora, nel concerto iniziale di Fairy Tail, Natsu non era un essere umano, ma uno spirito con le corna. Lucy aveva due code di cavallo e i capelli più ricci e indossava un abbigliamento più retro con fronzoli e pizzo e avrebbe dovuto usare delle carte al posto delle chiavi. Elsa aveva un aspetto più selvaggio, aveva una lancia e l'accompagnava un uccello. Mashima disse che voleva creare un personaggio femminile di cui Natsu potesse avere paura e ce l'ha tuttora. Gray era stato originalmente progettato per diventare l'Ice Dragon Slayer, ma poi è stato definitivamente convertito nel Demon Slayer del ghiaccio. Wendy originalmente sarebbe dovuta essere la Water Demon Slayer. Anche il nome si basa sul kanji per l'acqua e la parola giapponese del mercoledì, Wenzhou Day, che tradotta in inglese sta per Wednesday, così da ottenere Wendy, e doveva essere anche più anziana. Ma Mashima voleva aggiungere una piccola guerriera carina al gruppo dei Demon Slayer, perciò ecco la Wendy attuale. Mavis doveva essere un vecchietto, tuttavia dopo che Mashima scoprì che Mavis era un nome femminile, ridisegnò immediatamente rendendola una ragazza. Il suo aspetto da bambina piccola era anche qualcosa che voleva essere inaspettato per i lettori, come tuttora. 2. Mashima ha detto che il nome di Lucy me l'ha deciso mentre ascoltava la canzone dei Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. 3. Durante l'intervista di un giornalista, Erza ha detto che i suoi cibi preferiti sono la torta alle fragole e il soufflé. 4. Il colore del marchio della Gilda di Levi era inizialmente bianco, ma in seguito è cambiato in arancione e lei ce l'ha qui nella schiena. 5. Il colore degli occhi di Gajil all'inizio erano verdi, ma in seguito sono stati cambiati in rosso. Ma prima di continuare, lasciate un bel like al video e rispondete alla domanda del giorno. Vi piace Fairy Tail? Qual è il vostro personaggio preferito? Come avrete capito, il mio personaggio preferito è Lucy. Ma continuiamo. 6. Il nome Lluvia deriva dalla parola spagnola Lluvia, che significa pioggia. 7. Il nome di Gajil deriva dalla parola giapponese Kajiru, che significa mordere o rosicchiare. Il suono Ka viene cambiato nel suono Ga perché Gashi Gashi suona come una persona che mangia nello standard giapponese. 8. Il cibo preferito di Mira Shane è il Kutsumoshi, perché secondo lei ha una consistenza del cibo è irresistibile. 9. Il regista di Fairy Tail Dragon Koi, Tatsuma Minamikawa, ha detto che la sua intervista a Manga Tokyo che Lluvia è il suo personaggio preferito, dedicando le scene extra nel film a causa della sua passione per lei. 9. Il ruggito del drago di ferro di Gajil nel manga è un vortice in cui vi sono frammenti di metallo. Nell'anime all'inizio appare molto simile a quello di Natsu, solo in una tonalità grigiastra. Nel corso del tempo è poi stato riadattato seguendo quello del manga, con un vortice che è lo stesso colore grigio-blu di prima. Vi ricordo di supportarmi iscrivendovi al canale per prossimi video e alla prossima! Bye bye!